Dottoressa, tre punti fondamentali. Importantissimi, mi piace rivederci un po' più su e quindi molto felice, veramente. Complimenti al Cagliari perché il secondo tempo, devo dire, a me personalmente un po' mi ha messo in agitazione. Comunque, oggi in settimana, come l'ha vissuto? Come tutti i derby, penso come tutti i romanisti, grande agitazione, è sempre un derby, alla Coppa Italia poi la Roma ci tiene in particolar modo, per cui ben felice di averlo vinto, ma proprio come tutti quanti, insomma. Non ho sentito il freddo dopo la partita perché l'ho seguito, per cui bene così, insomma. Dottoressa, oggi in questo momento la Roma al secondo posto, è chiaro che bisogna attendere le partite domani, però continuano in corsa importante di questa squadra. L'importante è vincere, l'importante è andare avanti, fare tappa dopo tappa il nostro dovere, quello che sappiamo fare, lo sappiamo fare anche molto bene, per cui insomma andiamo avanti. Dottoressa, sì, in una conferenza stampa ieri ha detto che la squadra che teme di più è l'Inter. Lei è d'accordo con questa analisi oppure ci sono? Sinceramente non sono molto d'accordo con l'allenatore, ma non perché voglia dissentire con lui, perché io temo sicuramente anche il Milan, per cui credo che l'Inter sia in un momento buono, però insomma ci sono, quest'anno non è l'Inter dell'anno scorso decisamente, non è l'unica avversaria da battere, è un campionato molto più equilibrato, c'è anche la Roma, non credo che sia meno dell'Inter la Roma quest'anno. Lei, dottoressa, spesso non dà giudizi su quello che fa il tecnico, ed è giusto. Però qualche volto. Neanche mio padre lo faceva, no, la verità. Però tra Menez e Pucin c'è qualcuno, tante volte che non va subito in campo, si dimostra un po' nervoso, comunque rimane amareggiato. È d'accordo su queste scelte, questo turnover? Io sono d'accordo nel turnover perché sempre, spesso ho sentito dire che la Roma non aveva una rosa ampia, quest'anno ce l'ha, per cui è giusto che ci sia un turnover e il giudizio dell'allenatore è insindacabile. Il fatto che loro possano essere amareggiati mi fa piacere perché vuol dire che ci tengono a giocare, per cui la nostra lettura, quella di tutti quanti noi, è questa. Preferirei vedere un giocatore insomma, dispiaciuto di non giocare piuttosto che un menefreghista, passatemi il termine, scusate. Se vengono domani a rivestire un ruolo di vertice nel calcio, che inizia la presenza della squadra? Non lo so, è molto difficile in questo momento per me pensare a tutto quello che è il futuro. Per me in questo momento il presente, fino a che sarà, il momento in cui sarà, è totalmente la Roma, per cui poi non lo so, sicuramente non l'ho barattato con Mexes. Un pensiero a Francesco Totti? Beh, io non posso sempre che usare parole di affetto e di gratitudine nei confronti di Francesco, quindi mi sembra abbastanza pronastico il fatto di dire che insomma lui è sempre il nostro capitano, ci dà l'esempio, ci trascina, per cui veramente è una domanda a cui rispondo sempre allo stesso modo, ma sono ben felice di lui e sono soprattutto felice di vedere Menez in gol questa sera. Una cosa, l'Udito ha detto che la Roma non si è scusata per quello che è successo nella Lazio. Io credo che il presidente Rodito non debba fare polemiche, forse l'avrà detto in un momento diciamo, post partita in cui era diciamo, amareggiato, per cui per questo noi non lo notiamo, ma insomma quello che abbiamo dovuto dire è che dovevamo dire al signor Manzini, lo abbiamo detto, passi l'amarezza della partita, insomma lo posso capire.